ha raggiunto una particolare diffusione nel poker il cosiddetto whining, termine inglese che significa letteralmente lagna, pianucolio, ovvero sia quello sfogo che molti player sentono di dover esprimere per lamentarsi di una bad beat. La categoria che raccoglie i destinatari di questa pratica spesso ai limiti dell'umana sopportazione è molto ampia e va dai player stessi agli amici fino a noi addetti ai lavori, che ovviamente non disdegniamo mai di assumere questo importante ruolo che ormai è parte integrante del nostro mestiere. Abbiamo così raccolto alcune impressioni sulle motivazioni che portano tutti a winare dopo un colpo perso e sull'effettiva utilità di questa pratica. Andiamo dunque a sentire cosa ci hanno detto alcuni players. Allora Luca, ben arrivato, ti sottopongo subito un quiz veloce, no? Subito, così subito. Veloce. Guarda questa immagine. Sì. Cosa ti viene in mente? Cos'è? È un bambino triste. Sì, un bambino che si lamenta. C'è un divieto di accesso. Un divieto sì. Di lamento. Di lamento. Quindi cosa parliamo? Di bambini. No, di bambini. Passiamo di poker, parliamo di... Parliamo di giocatori di poker, sculati, che raccontano le mani. Che si lamentano. Esatto, bene. Esatto. Ecco, secondo te... Questa pratica è abbastanza abituale? Diffusa, molto diffusa. Ecco, purtroppo secondo te per noi giocatori, perché secondo me dobbiamo dare la colpa per forza a qualcuno. Dobbiamo per forza trovare la ragione per cui siamo usciti o perché ci hanno fatto la sculata. Quando fondamentalmente poi se vai a freddo ad analizzare la mano, forse in quella mano era meglio che non entravi oppure è stato anche un colpo di fortuna. Ma poi questo lamento secondo te... A forza di esternarlo rimane sempre uguale o cambia a seconda della persona? Che... Cambia a seconda della persona, anche a seconda del carattere. Comincia a cambiare anche le carte. Dopo. Comincia a cambiare tutto, comincia se c'è un tipo calmo magari sta zitto, io sono molto istintivo, mi arrabbio, poi magari lo incontro magari al casino, magari prendo un caffè, perché so che effettivamente una reazione al tavolo non è tanto bella. Come sport, solo questo qua, però ci sta, a volte ci sta purtroppo. Hai qualche esperienza di qualche lamento al tavolo positivo però, qualcuno che si sarebbe dovuto arrabbiare invece ti ha stupito perché ha avuto una reazione composta o comunque particolarmente positiva? Daniele Guidetti, quando lo sculano, quando gli scoppiano diventa un pazzo. C'è stato una volta quando ha vinto Remida, l'ultima mano scoppiata è stato impassibile, tranquillo. Poi gli ho chiesto come mai sei stato impassibile, mi ha detto non posso fare nulla, sennò ribalto il tavolo. Poi però qua davanti al perato tutte le palme erano tagliate. Tutte non le palme erano anche le macchine, ha tagliato anche le gomme alle macchine, sì, esatto. Grazie. Grazie a te. Faccio vedere questo cartello. Sì. Cos'è secondo te? Cosa potrebbe essere? Riferito al poker. Che fanno piangere anche i bambini vietandolo. Sì, diciamo, è un lamento, no? È un lamento, un divieto sì. di lamentarsi. Tu quando perdi un colpo, magari pesante, come reagisci? Ma ormai mantengo più la calma. Ormai mantengo più la calma perché è un gioco che ci può stare tutto. All'inizio reagivo male. Dipende poi un po' anche dalla chiamata, perché se la chiamata ci sta, vabbè. Però a volte fanno delle chiamate che purtroppo... Però reagisco abbastanza bene. Ma tu pensi che la tipologia... del whining dipenda sia una questione più caratteriale o di esperienza? Tu mi dici che all'inizio magari ti arrabbiavi più spesso, adesso forse con un po' di esperienza sei più calmo, quindi è una questione solo di esperienza? Di più esperienza, di giocare di più eventi e quindi pian piano poi è una cosa che si acquisisce in automatico, almeno per me così è stato. Quindi comunque secondo te è una pratica necessaria, questa di lamentarsi delle mani perse? A volte sai, è uno sfogo perché si vive in quel momento una certa adrenalina, una certa sicurezza di vincere la mano e a me quando capita praticamente sul river che dice ormai la mano è mia, ti vedi cadere quella carta che ti cambia tutto, diventa un disastro, veramente un disastro, perché uno pensa ho giocato benissimo e purtroppo sono stato sfortunato. Qualche episodio particolare di cui sei stato testimone in questo senso? Un poker al flop mi chiama con 3, quindi fa scalare reale con 2 colpi. Tu lì sei morto? Morto, finito. E come hai reagito? Insomma, ho detto che come fatto a chiamare? Ho detto vabbè, dovevi chiamare perché mi interessava lo stack, però come ha fatto a prendere quelle due carte addirittura combinando una scala reale, è incredibile. Così signorile hai reagito? Sì, abbastanza signorile. Gli crediamo? Vabbè. Sì. Poi dopo me la sono un po' presa, sì, perché diceva che cavolo, un poker. Vabbè, ti ringrazio. Ma figurati, è stato un piacere, ciao. Avevi i capelli da piccolo? No, non sono io. Ah. Cos'è? Cosa potrebbe essere? Un divieto di accesso per i bambini. Quindi? Quindi io vado via. No. Però è un bambino che piange. Sì.
quindi nel nostro ambito cosa potrebbe essere? Che quelli che piangono, dopo piangono, non bisogna piangere al poker. Allora arriva la gara. No. No, ok. Mi fai una domanda e ti do una risposta, dopo sei una cagata. Non bisogna piangere perché? Perché se piangi c'è la mochetta a terra, quindi si allaga, dopo è casino, metterla a posto, e soprattutto se piangi, anzi no, bisogna piangere, perché alla fine se piangi poi le carte ti arrivano, e hai pianto, e poi alla fine quell'altro si allaga le scarpe e va avanti. Quindi la tua tecnica è questa, lamentarsi sempre, le carte arrivano? No, io non mi lamento mai, però le carte comunque non arrivano, quindi inizierò a lamentarmi forse. Perché conosci gente invece che si lamenta e le carte gli arrivano? Aspetta che c'ho la lista qua. No, l'ho rimasta in camera.